Cambiamento culturale nell'attuale contesto dei determinanti della salute è il tema del convegno medico-scientifico che si è tenuto a Roma nell'Aula Magna dell'Ospedale Cristo Re di Roma. Nel corso di una tavola rotonda si è parlato anche di diritti della salute alla presenza di giuristi e magistrati. Sì, il ruolo del giurista è fondamentale, il giurista deve conoscere la realtà sanitaria e quindi per questo il dialogo tra operatori è fondamentale. Questo è un paese che è arrivato tardissimo a studiare la comunicazione come argomento scientifico, quindi significa che ovviamente ci sono anche comunicatori che preferiscono la disinformazione all'informazione. Beh, è fondamentale, il magistrato deve avere anche le capacità di capire se nella esecuzione dell'attività del medico siano state rispettate tutta una serie di regole, di linee guida o di buone pratiche che poi vengono accreditate dalle comunità scientifiche. Questo è importante perché la fase del giudizio certamente vedrà il magistrato avvalersi delle competenze del perito, un soggetto quindi che ha competenze specifiche, però deve avere delle capacità e una preparazione che consenta poi di valutare e anche di andare oltre nell'ipotesi in cui vi sia un contrasto tra le indicazioni del consulente tecnico e quelle del perito. Parlo pro domo mea perché noi siamo la sezione che si occupa di sanità nel TAR del Lazio ed è importante per capire quali sono le esigenze dell'amministrazione di servizio, quelle che svolgono nelle aziende sanitarie, per capire quali rimedi essi stessi trovano per rendere più funzionale il servizio espletato, che è una grande lezione anche per noi giuristi, per meglio calibrare le nostre decisioni rispetto ai contenziosi che purtroppo ci sono. Un argomento che ha incuriosito gli addetti ai lavori. Io sono onorata di moderare questa tavola rotonda organizzata dal Cristo Re, grazie alla dottoressa Nasi, direttrice sanitaria, e al dottor Vincenzo Aloisi Antoni, responsabile e membro del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma. E quindi speriamo che insieme a questi illustri relatori che avrò nella mia tavola rotonda diamo un altro piccolo contributo a quell'anello mancante necessario appunto per far andare la sanità avanti e quindi il nostro sistema sanitario.